Mussolini commissionò queste macchine alla Lancia, e la Lancia diede i telai, i motori, il cambio differenziale direttamente a dei carrozzieri. In questo caso a Pininfarina, ma se ne conosce un altro esemplare di Boneschi, stabilimenti Farina, eccetera, con il re Vittorio Emanuele III. Il re si imbarcò con la baionetta e lasciò questa macchina in un garage, in un parcheggio a Pescara. Questa macchina targata al Regio Esercito, eccetera, metteva un pochino di soggezione. E quindi dal proprietario del parcheggio fu, diciamo, un po' nascosta, però non aveva un proprietario fisico, perché era una macchina intestata ai garage di Stato. Tant'è che se si fanno gli estratti cronologici delle targhe di questa macchina, risultano targhe mai registrate al PRA, quindi erano tipo delle targhe dove non ci si pagava bollo, assicurazione, le targhe dello Stato. E rimase lì tantissimi anni, poi fu segnalata a mio padre, che incuriosito andò a vedere la macchina, e attraverso degli escamotaggi, diciamo, quindi passando per un rottamatore, eccetera, eccetera, l'ha riacquistata non come auto ma come relitto di automobile. E parliamo degli anni 70, quindi è stata poi ferma tantissimo tempo qui in garage da noi, e adesso stiamo affrontando il restauro della macchina. Di lavoro ne è stato fatto tantissimo. Basti pensare che il primo trasferimento sono andato in un'officina, abbiamo alzato la macchina sul ponte e in pratica si è piegata in due. Quindi ha previsto il riconsolidamento di tutto il telaio. Dopo si è proceduto, si è andati avanti con la ricostruzione dei legni, che diciamo con un pochino lo scheletro della macchina. Quindi il motore è stato già rifatto, rimesso in moto. Ovviamente tutto quello che è l'impianto frenante, eccetera, eccetera, dovrà essere fatto in futuro.